E ci siamo di nuovo, riprendiamo ancora un altro giorno per la terza prova su Bike and Chain. Allora, c'è un problema di fondo. Sono stato declassato. Infatti, la gara a classifica è Lega Oro e non Lega Platino, che è quella sufficiente. Quindi anche ieri stavo giocando bene. È ricominciato anche il campionato, questo qua, che ho concluso in sesta posizione. Vediamo un po' una classifica. Non me la fa vedere perché non ho giocato. Direi che possiamo fare una gara classifica e la facciamo subito. Allora, non cambierei niente delle impostazioni che ho messo sul gioco. Giochiamo contro George dalla Polonia, poi abbiamo BB Ho dall'Italia e poi abbiamo André dall'Austria e il sottoscritto naturalmente dall'Italia. Due italiani in questa gara. Io ho l'occhietto, la Red Bull che mi dà il 20% di tutto, la partenza a vigore e la bandierina è l'inizio veloce. Potrei anche togliere l'inizio veloce e mettere il controllo in aria. Lascio le striscine da Nubo perché Nubo lo sono. Proviamo. Questo è un percorso, lo conosco bene. Non faccio mai bene in questo percorso. Non so perché non mi trovo per niente bene in questo percorso. In questo momento infatti sono addirittura terzo. E non ci si fa più mai a riprendere il primo, figuriamoci. Cerchiamo di dosare il pompaggio al meglio. Qui si vede che non ho mai corso in mountain bike e non ho queste sensibilità. Oddio, una gara in mountain bike l'avrei anche fatta in gioventù. Però si arriva a secondi e vince BB Ho, se non ho visto male. Esatto, e quindi italiani primi e secondi. Mica cotica. Peraltro io ho fatto anche il mio nuovo record personale sul tracciato. Sono fiero di me stesso. Seconda tappa, qui già riesco ad andare un po' meglio, vediamola, una preview del tracciato, è un tracciato montano molto bello, mi piace, c'è un passaggio molto tecnico, una bella parabolica in legno che io faccio pompando addirittura, cioè, quella lì, l'omino lo fa pompando, non cade, ben per lui, dai, basta con la preview, siamo pronti in 3, 2, 1, via, dentro la gara così, vediamo se riusciamo a stare avanti al nostro connazionale. L'importante è che non vinca uno straniero. Diciamo che l'Italia in testa mi piace vederla anche in questo tipo di giochi. Un mezzo secondo di vantaggio non sarebbe male se non faccio minchiate nel percorso. Qui c'è un bel saltone, schiaccio subito per prendere velocità. Qui è una zona un po' pedalata, anche questa è lunga, un po' di pedalata non fa mai male. Sto incrementando il vantaggio, la cosa mi da estremo piacere. Sto pompato anche qua sul salto, salto, pompo, rilascio, ripompo, rilascio, verde si pompa e rosso si rilascia, a barra si pedala. Ecco la zona tecnica che vi dicevo, ho lasciato e ho rischiacciato in questo momento, giusto per darvi l'infarinatura di quello che provo a fare. Non manca molto alla fine della pista, l'avete visto là, l'arrivo, il gonfiabile Red Bull, 1:52 millesimi. Mi ritengo soddisfatto, primi e secondi, ancora una volta noi Italico Volgo, miglioro di 1:618 il mio primato personale, fatto proprio una grande discesa in questo game. E per quest'ultima sfida, un altro tracciato che mi piace molto, molto corto questa volta, mi sembra, si è fatti 424 metri, si vede lassù in alto, quick and dirty, pronti via e giù a tutta birra. Dentro a questo tracciato vediamo quanto riesco in questo momento ad essere veloce. Naturalmente confido o in me o nel collega italiano per la vittoria. Qui si passa sotto la cascata, è pazzesco, molto pazzesco. Qui si respinge, sono davanti, mi fa molto piacere, di quasi mezzo secondo un'altra volta. Credo di non star gareggiando per niente male. Vediamo se riesco a portarmi a casa anche questa tappa. Sì, per 203 millesimi praticamente ce l'avevo addosso. E primi e secondi italiani anche questa volta, miglioro il mio primato personale. Se tanto mi dà tanto, dovrei aver vinto questa gara. E infatti con 8 points mi vinco davanti a BBO e quindi italiani primi e secondi. Vado a 1074 punti che dovrebbero farmi salire un po' in classifica. Andiamo a vedere le classifiche. Lega Oro, io sono
dodicesimo, a pari merito, non male, il primo ne ha 1163. Si può fare. Bom, la chiudiamo qua per questa manche, per questa run, e come dire, prossimamente facciamo anche la gara di stagione, vediamo se riusciamo a far bene anche con quelli forti per davvero.